not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you. Come finisce la Serie A? Te lo dico io. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale con questo nuovo video un po' speciale. Perché un po' speciale? Perché non è un video che vedete sempre sul mio canale, non è una tipologia di video che vi ho abituato a vedere. Semplicemente perché è un video collaborazione con Sequel, innanzitutto perché è lui che ha avuto l'idea, e quindi ovviamente vi lascio il suo canale qui sotto in descrizione. Ovviamente passate anche dal video che ha fatto lui, che è uscito in concomitanza con il mio, perché sennò poi uno si chiede concomitanza con che, e anche molti altri. Quindi ovviamente non siamo solamente noi due ad aver portato questo video. Voi guardate innanzitutto questo, perché di cosa si parla oggi? Si parla di calcio, strano. E come avete letto dal titolo, io vi andrò a illustrare secondo me la classifica finale della Serie A 2016-2017. Ed è comunque una scelta un po' rischiosa questa, perché siamo sì quasi alla fine del girone d'andata, ma comunque neanche a metà del campionato. Ed è ancora lunghissima, da qui alla fine può succedere di tutto. Però io, in base alle prestazioni delle 20 squadre del campionato italiano fino a questo momento, vi esporrò le mie scelte motivandole ovviamente. E quindi direi che possiamo partire, però dobbiamo un attimo entrare più in tema, e quindi vai con la sigla. È salita quest'anno con un allenatore giovane, interessante, e offre bel gioco, ma non è mai riuscita fino a questo momento a imporsi, perché forse non abituata e forse anche troppo poco umile per questo campionato. Parlo del Pescara, che sta perdendo punti praticamente con chiunque. Ok, perdere punti con la Roma, la Juventus e le squadre comunque più forti sulla carta, ma poi anche gli scontri che il Pescara dovrebbe provare a vincere o comunque a giocarsi sono stati fallimentari, quasi tutti poi, magari ci sarà una piccola risalita da parte della formazione abruzzese da qui a fine stagione, però è quella che tra le tante vedo meno adatta al campionato di Serie A. E non penso di essere stato l'unico, ovviamente non so cosa hanno fatto gli altri, ma non penso di essere stato l'unico a posizionare al 20° posto la formazione di Oddo. Al 19° posto, e quindi come seconda retrocessa, metterei l'Empoli. Perché l'Empoli, che al momento risiede quart'ultima in classifica? Perché semplicemente è un bravo portiere che ti fa i miracoli, che ti permette di non perdere partite che potrebbero finire 0-4, come ad esempio quella con la Roma, per citarne una a caso. E non basta, perché poi davanti hai sì dei giocatori interessanti che però fanno fatica in questa stagione. Insomma, per l'Empoli sembra arrivato l'anno della retrocessione, anche perché a differenza degli scorsi campionati non c'è secondo me quel giocatore che possa trascinare la formazione toscana. E badate bene, sono stato anche poco generoso con l'Empoli, perché ok retrocedere, ma io addirittura l'ho messa al 19° posto. Perché? Perché al 18° posto, con molto dispiacere, perché è una squadra che mi piace, che ha un allenatore molto interessante, che secondo me ha anche un po' capito come si sta in Serie A, ma che purtroppo pecca tanto nei singoli, e questo va riconosciuto, i limiti tecnici di questa squadra, è il Crotone. Il Crotone di Enigma, perché ormai penso al Crotone e penso al nostro Bomber Tommy, che lo scorso anno ci ha fatto la carriera su FIFA, ma non divaghiamo. E soprattutto penso a una squadra che lo scorso anno ha ottenuto la promozione in Serie A egregiamente, e che quest'anno però ha perso quelli che erano i punti chiave della rosa. Penso anche a Federico Ricci, di proprietà della Roma e attualmente in forza al Sassuolo. Una squadra che al momento è ultima in classifica, ma che secondo me, con l'avvento di Corini, riuscirà a ottenere la salvezza, è il Palermo. Perché il Palermo, ragazzi, conosce benissimo il campionato di Serie A e sa anche dove andare a raccogliere punti. E anzi, se vi dico questa cosa, significa anche che quest'anno potrebbe essere l'anno buono per determinati fattori. Ad esempio Zamparini è quasi riconoscibile. Zamparini per quasi metà stagione è riuscito a tenere un solo allenatore, cioè non si è mai visto in vita sua. Usciti dalla zona calda della classifica, troviamo delle squadre, le famose squadre da campionato tranquillo, no? Quindi quelle che sì, lottano per la salvezza, che magari possono permettersi anche di ottenerla con un importante arco d'anticipo, oppure no, ma che comunque la salvezza la ottengono più o meno sempre. E quindi al 16° posto il Bologna, al 15° l'Udinese,
che ancora non si è capito che deve fare, però comunque dovrebbe salvarsi tranquillamente, e al 14° il Cagliari. Qui invece vorrei aprire un po' un discorso diverso. Il Cagliari è un'altra, l'ultima tra quelle di cui abbiamo parlato fino a questo momento, delle squadre neopromosse. Cagliari, che è un'altra squadra che conosce abbastanza bene il campionato di Serie A e che quest'anno è apparsa fino a questo momento a due facce. Da una parte una squadra combattiva, una squadra in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario e quindi una squadra tignosa, una squadra che ha voglia di far bene. Dall'altra parte invece un Cagliari che soprattutto lontano dal Santeria ha sofferto tantissimo e quindi è diventata la squadra in grado sì di vincere ma anche di perdere con tutti, la squadra disattenta, quella che anche dal Pescara si fa rimontare a pochi minuti dalla fine, insomma un Cagliari strano, un Cagliari quasi indecifrabile fino a questo momento, ma che secondo me dovrebbe cavarsela con una salvezza abbastanza tranquilla. Il 13° posto è del Chievo. È del Chievo, si sono stanziati lì, se muovono più non vi preoccupate, daranno ogni tanto fastidio a qualcuna, eh? Però loro, il loro campionato tranquillo se lo fanno sempre. E voglio un hashtag Forza Chievo qui sotto nei commenti e tifosi del Chievo voglio che mi mettano dislike a questo video perché così vedo quanti siete, no? Non per altro, per un'idea personale, non lo so veramente. Ma comunque, tornando a noi, adesso seguono altre due squadre che per motivi differenti si trovano al centro classifica. Una è il Genoa, un'altra squadra da campionato tranquillo comunque, e che ogni tanto ti può tirare fuori il colpaccio, come abbiamo visto qualche settimana fa contro la Juventus. L'altra è il Sassuolo, Sassuolo che secondo il mio pronostico chiuderà a metà classifica, praticamente all'11° posto. Perché dico questo? Perché il Sassuolo ha perso tantissimi punti in questa stagione. Ha perso tanti punti per l'Europa, perché non ha una rosa strutturata per fare l'Europa League, lo abbiamo visto. Del resto in Serie A spesso l'abbiamo visto. Ricordo dell'Udinese che nel 2005, dopo essere uscita dai preliminari di Champions, rischiò la retrocessione. Ricordo nel 2011 la Sampdoria che uscì dai preliminari di Champions e successivamente dall'Europa League, retrocedendo proprio in Serie B. E quindi insomma la storia ci insegna che non me ne vogliano i tifosi del Sassuolo, non me ne vogliano i tifosi delle squadre di medio-bassa classifica o anche di medio e basta classifica, però se non hai una rosa strutturata per le coppe europee è meglio che non ci vai nelle coppe europee. E lo dico da fan del Sassuolo, attenzione perché Sassuolo è una squadra che mi piace veramente tantissimo e su tutti quello che forse mi piace di più è che fa rispecchiare i suoi giocatori nel suo pensiero di gioco è l'allenatore, ovvero Di Francesco, e tra l'altro è anche un ex giocatore della Roma, squadra di cui sono tifoso, come sapete. Ma senza dilungarmi ancora di più sul Sassuolo, chiudo dicendo che l'11° posto io lo concedo al Sassuolo perché, ok, una rimonta, adesso il Sassuolo dovrà giocarsi solamente il campionato e quindi qualche posizione sicuramente la recupererà perché comunque il gioco c'è e in Serie A il Sassuolo l'ha dimostrato negli ultimi anni. Però è anche vero che non è che dormiranno le squadre davanti e quindi è ovvio che se quelle davanti di cui vi ho parlato fino a questo momento continueranno a fare così bene in classifica o comunque continueranno a macinare punti sarà complicato per i neroverdi. A metà classifica la Samp. La Samp che non ha una rosa pessima, non ha neanche però una rosa eccelsa e per le sorprese di questo campionato, negative e positive, penso che la Samp sia stata una squadra abbastanza equilibrata. E quindi per essere coerente a se stessa, la posizione che do ai blu cerchiati è proprio quella del decimo posto in classifica, quindi a metà della Serie A. Al nono posto l'Inter, Inter che qui vale un po' lo stesso discorso del Sassuolo, ok, cambio d'allenatore e tutto quello che vogliamo, ovviamente anche lì ci sono dei precedenti, ci sarebbe da parlare tantissimo dell'Inter, da parlare di una squadra che ha fatto un mercato della Madonna e sta facendo un campionato fallimentare, fa sicuramente degli impicci societari che non voglio star qui a raccontarvi, anche perché magari non li so neanch'io. Ma comunque insomma degli impicci non indifferenti perché te ne accorgi quando Mancini lascia la squadra a una settimana dall'inizio del campionato, quando De Boer ovviamente poraccio, cioè molti si sono accaniti con De Boer, ma che può fare un Cristiano quando arriva una settimana prima dell'inizio del campionato con una squadra già fatta che non è la tua, anzi ha provato a far tantissimo, qualcosa anche ottenuto, penso alla vittoria contro la Juventus, ma qualcosa di molto poco. Non è mai riuscito a dare un'impronta di gioco ai suoi vera e propria. Quindi l'esonero di De Boer, che poi ti viene a dire all'Inter c'è un problema, non comanda nessuno. Adesso vediamo Pioli, un ottimo allenatore secondo me. Però
Però comunque, stesso discorso del Sassuolo, le altre davanti non è che si fermano. E quindi per l'Inter i punti persi fino a questo momento potrebbero essere un problema. Nono posto. All'ottavo posto andiamo a mettere una squadra che è stata, adesso mi capirete subito di chi sto parlando, la rivelazione di questo campionato. E probabilmente i tifosi di questa squadra non saranno molto felici per la posizione che darò a questa squadra, considerando che al momento è al sesto posto. Parlo dell'Atalanta e quindi la vado a mettere all'ottavo posto in classifica perché, ok, sì, tutto bello, divertente, però l'Atalanta è sempre l'Atalanta e ci sono squadre meglio strutturate che hanno perso dei punti per l'Europa e ok, penso alla Fiorentina ad esempio che momentaneamente è proprio all'ottavo posto in classifica, penso anche al Torino che comunque ha fatto meglio negli ultimi anni, è come rosa probabilmente superiore a quella dell'Atalanta. Probabilmente più in avanti la squadra di Gasperini potrà un po' peccare d'esperienza e quindi perdere dei punti che magari corrispondono poi a posizioni. Nulla di eclatante per carità, si parlerebbe comunque di un ottavo posto che non è niente male e comunque di un progetto da cui partire, perché l'Atalanta è partita con tantissimi giovani inizio stagione e probabilmente nessuno si sarebbe aspettato un cammino del genere dopo un terzo di campionato. Al settimo posto, tornando al discorso della rosa superiore, ci metto proprio il Torino, che con Mihajlovic ha faticato un po' a inizio stagione, ma adesso sta trovando la giusta via da un bel po' di settimane, insomma, ottiene anche risultati, bel gioco, ed è una squadra che ti può sempre mettere in difficoltà, ma che di tanto in tanto lascia qualcosa a desiderare. E quindi non me la sento di regalare posizioni in più ai Granata. Entriamo adesso in zona europea, perché alla Fiorentina io do il sesto posto. Fiorentina che dà la sensazione di essere meno unita, correggetemi se sbaglio, rispetto agli anni passati. Meno unita perché secondo me in casa Viola c'è un po' di pessimismo perché ovviamente negli ultimi anni hai fatto molto bene, ma non sei mai riuscito a ottenere prima lo scudetto, anche perché comunque la Fiorentina solo l'anno scorso a quest'ora era in testa alla classifica. Poi la Champions League, sono tantissimi anni che la Fiorentina prima con Montella e poi con Sosa prova a qualificarsi per la Champions. E quindi un po' di pessimismo può esserci, però comunque anche qui per il discorso della rosa la Fiorentina ha avuto anche un po' di sfortuna in queste prime 15 partite. Probabilmente al sesto posto ci arriverà. E dico al sesto posto perché da qui le prime 5 posizioni sono sicuramente le 5 squadre più forti del campionato. Al quinto posto la Lazio. La Lazio che comunque sì è forte, ma non è ancora una squadra pronta intanto per saltare il gradino dall'Europa alla Champions, secondo me, dall'Europa League alla Champions League. Ha perso tutti i big match e gli scontri diretti comunque che ha dovuto affrontare. Penso alla Juve, penso al Milan e penso ultimissimo proprio al derby. E se non sbaglio ha pareggiato col Napoli, quindi comunque non ha battuto nessuna delle squadre che poi andrò a mettere sopra. Adesso signori arriva il bello, perché arriviamo nella zona più calda del campionato e veramente era complicato per me scegliere le prime quattro posizioni, perché parlo della Juventus, della Roma, del Milan e del Napoli. E le ho dette in ordine come sono messe adesso. Da qui alla fine del campionato, intanto salutiamo Snoopy dietro che... Ciao amore mio, che cosa stai facendo? Va dietro al letto. Bellissimo, sta cercando i funghi. Snoopy, che cazzo stai a fare? Ma partiamo. Partiamo con le prime quattro posizioni. Allora, al quarto posto io ci metto il Milan. Ci metto il Milan perché il Napoli è più forte, senza dubbio. Il Milan è una bella squadra. Che però, come per le altre belle squadre che stanno tornando quest'anno, non me la sento di premiarle troppo. Il Napoli, ragazzi, penso spesso che potrebbe, anche per tradizione, potrebbe finire al quarto posto e quindi fuori dalla Champions. Lo penso perché il Napoli ci ha sempre abituato a un campionato fatto bene, un campionato da Dio, e l'anno dopo una squadra forte ma che perdeva un sacco di punti in maniera stupida. Però se ci pensate, raga, non è un dettaglio da poco. Ok che una squadra che vuole ambire a grandi livelli non può pensare solo a un giocatore, non può giocare solamente per una punta. Ma in questo caso, se tu lo fai e quella punta ti ha portato tantissimi punti a inizio stagione, scusate il gioco di parole, e in generale è il tuo modo di giocare, e poi si parla di campionato e quindi appunto con quel tipo di giocatore cambia tutto, allora io ti premio. Perché va riconosciuto che ok il calcio è fatto di episodi, a me fanno ridere quando dicono Ma con lui avremmo vinto lo scudetto. c'hai lui, no, e quindi non hai vinto lo scudetto. Ma se Wallace non sbaglia. Wallace ha sbagliato, la Roma ha vinto il derby. Il calcio è fatto di episodi. Però io penso che il Napoli, adesso che rientrerà Milik,
ricomincerà a macinare gioco e punti, anche perché già lo sta facendo, ma senza punta è complicato. Però comunque questo è il mio pronostico. E quindi al terzo posto, ragazzi, io ci metto il Napoli. Perché ok Milik, ok tutto quanto, ma Roma e Juve sono un gradino sopra. Sono un gradino sopra ai partenopei, al Milan e insomma le altre squadre del campionato. Adesso però voi, cioè arriva un momento che voi state aspettando, perché a questo punto tu chi ci metti al secondo posto e chi ci metti al primo? Sarebbe troppo facile dire che la Roma, da tradizione, chiuderebbe al secondo posto e di conseguenza la Juve al primo, perché la Juve ragazzi è la più forte, questo va riconosciuto. Però qui vi faccio un discorso un po' alternativo. Vi dico che io spero che le italiane possano andare avanti nelle coppe europee. Un po' egoisticamente, è un paradosso questo, spero che la Juve vada avanti in Champions. E allora voi dite perché egoisticamente? Perché io spero che la Juve, andando avanti in Champions, si concentri un po' di meno sul campionato. E quindi, giusto per parlare di fantacalcio ragazzi, ma di fantacalcio nel senso che è proprio fantastico, fantasioso e fantasmagorico, io dico che la Juve quest'anno chiuderà al secondo posto. Più che altro una speranza, però perché? Perché non provare a sognare? Perché non differenziarci probabilmente da quello che avranno detto gli altri? Perché sarebbe troppo scontato dire la Juve chiuderà al primo posto. Però la vera scommessa, la vera il vero coraggio sta nel dire che la Juve chiuderà al secondo posto. Perché adesso finalmente posso togliermi questa felpa al primo posto. Io spero che quest'anno, ragazzi, sono tanti anni che lo diciamo e a volte sbagliamo anche, perché dicendolo ogni anno, ogni estate, poi diventa poco credibile come cosa. Però io spero che quest'anno sia l'anno buono. Quella frase proprio che Silvia rimembri ancora. Ma comunque spero che quest'anno la mia Roma, la nostra Roma, perché la maggior parte dei miei fan sono di fede giallorossa. Poi ce ne sono anche chi non difende giallorossa, che comunque è normale variare. Spero che i giallorossi possano vincere lo scudetto. E posso anche crederci a questa cosa, perché Dzeko quest'anno ragazzi si è trasformato. Solo 6 mesi fa feci quel video, ve lo ricordate, sempre in collaborazione con Seawolf, in cui pregavo la società di dar via Dzeko. Un giocatore che io per l'anno scorso ho difeso fino a Roma-Inter, fino a quasi alla fine della stagione. Però mi suonava strano anche parlare con gli amici, perché dicevo com'è possibile, questo è forte raga, questo non è Dzeko, perché sbaglia, perché fa così? Quest'anno ci sta ripagando, lui come altri giocatori. Potrebbe essere un anno buono, noi non lo possiamo sapere, però ovviamente io lo spero e non posso dire anche a voi di sperarlo, perché se ti fate altre squadre ovviamente non lo sperate, però insomma questo è il mio pronostico. Io ho detto il mio pronostico, ho fatto il mio pronostico, poi vedremo a fine maggio come sarà. Ragazzi, per il momento siamo arrivati al termine di questo video e non posso che invitarvi a lasciare un like se vi è piaciuto e se siete d'accordo con me, altrimenti scrivetemi qui, ma fatelo lo stesso anche se non siete d'accordo, cioè nel senso lasciate like, fate quello che vi pare, poi lasciate qui sotto un commento con scritta la vostra classifica, secondo voi, perché no, scrivetemi anche un vostro pensiero. In descrizione trovate ovviamente il canale di Seawolf, che ha avuto l'idea e lo ringrazio per avermi invitato a partecipare a questo suo progetto, tra virgolette. Mi pare comunque di aver detto tutto, quindi pensate che io per caricare questo video alle 10 stamattina ho fatto un sacrificio incredibile, cioè il sabato è l'unico giorno che posso dormire. E quindi mi sa proprio che adesso torno a dormire, Notte a tutti.